Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Intanto le impressioni di questo post gara credo che posso interpretare così: contento della prestazione, della voglia che ci hanno messo i giocatori, purtroppo non del risultato. Sì, perfetto, è chiuso tutto. Sulla prestazione posso solo fare i complimenti ai ragazzi, non posso muovergli una critica, perché oggi, per quella che era la nostra situazione e come siamo arrivati a questa gara con questa grandissima emergenza, non potevamo, non potevo chiedere a loro di più. Hanno dato tutto, hanno dato l'anima, hanno creato i presupposti per poterla vincere, soprattutto con una prestazione eccezionale. Non ci siamo riusciti solo per mancanza anche di un pizzico di fortuna, che è una partita così, insomma, dominata, magari anche un pizzico di fortuna o l'episodio giusto poteva venire dalla nostra parte, non c'è stato, ma va bene. E però si allunga anche il bilancio degli assenti, no? Abbiamo visto uscire Dezzi, forse una piccola distorsione, non lo so, vedremo, insomma un po' di sfortuna che si continua ad accanire, e tra una settimana c'è un'altra partita importante. Sì, spero che Dezzi non abbia riportato nulla, insomma, almeno l'ho visto a fine partita, era abbastanza sereno. Non recupereremo nessuno di quelli che oggi era fuori, quindi vivremo un'altra settimana difficile, ma come l'hanno vissuta in questa settimana, non facendolo percepire minimamente, non creandosi alibi, perché sarebbe facile, no? In mezzo a tutte queste difficoltà oggi avevamo tutte le scuse per poter fare una non partita straordinaria, invece sono troppo bravi, perché non si nascondono, ci mettono sempre la faccia, e quindi quello che ci preme ora è staccare la spina un giorno, goderci le feste in famiglia e poi da lunedì rituffarci con il cuore e con la determinazione oltre l'ostacolo, perché sarà un'altra partita difficilissima, però dobbiamo arrivare a dare veramente di tutto e di più. L'anima stavolta l'hanno buttata, la prossima servirà anche un qualcosa in più, perché poi ci abbiamo tempo per riposare. Mister, nel finale si è anche un po' rischiato su qualche contropiede gestito fortunatamente male da Latina, l'ingresso di Giossa è anche un po' per riequilibrare la squadra a centrocampo, perché insomma un po' di paura c'è stata, no? Ma sì, dico che da una parte potevo aspettarmela, perché tutto il secondo tempo siamo stati costantemente nella metà campo avversaria e c'era la volontà e la voglia di portare a casa la partita, solo che abbiamo iniziato un vero e proprio arrembaggio. Infatti dicevo ai ragazzi di stare calmi, di non perdere la testa, perché queste partite poi, ahimè, rischi anche di perderle. Sì, c'è stata una vera ripartenza, che è stata quella gestita male da loro, che potevano farci male sul corner, tiro di imparato, e l'abbiamo gestita male, però da una parte dico che è fisiologico, la voglia di vincere, tantissimi ragazzi in campo, c'erano 4,97, perché c'era Joss, c'era Drolé, c'erano Zebri, c'era Ricci 94, c'era Lezai 96, è inevitabile che quindi un qualcosina puoi concedere, però insomma va bene, alla fine siamo riusciti a metterci una pezza e va bene così. Rimane una battuta per gli auguri di Natale anche a tutti i tifosi del Grifo, che anche oggi hanno cercato di spingere la squadra oltre lo sta. Sì, straordinari come al solito, non posso che augurare a tutti i nostri tifosi delle feste serene, che le vivano veramente con grande gioia e serenità, e speriamo insomma che già da Salerno e poi tutto l'anno nuovo insieme possiamo condividere e vivere grandi emozioni, gioie sportive e morali.